quella dedizione, un ragazzino che è uscito fuori, ha le sue caratteristiche, le sfrutta, le stiamo sfruttando al massimo. Spartacolo 1.0, ben ritrovati. Siamo con Vincenzo Bovi, allenatore della Juniores Nazionale della San Giovannese, per parlare di questa trasferta, di questa prossima trasferta nelle Marche. Vincenzo, intanto ti ringrazio per la tua Prego, Antonio. disponibilità. E voi siete reduci da questo successo con il Trestina, un 3-2, insomma, che lascia, come ti lascia pensare, una gara ricca di episodi, di gol, di emozioni. Sì, effettivamente siamo partiti bene, sarà in vantaggio addirittura di 2 gol. Poi dopo hanno fatto un gol loro su palla inattiva e si sono rimessi in carreggiata, correndo, cercando di crearci problemi. Poi meno male si è trovato il 3-1, che è stato un po' il risultato che ci ha dato quella tranquillità per poter stare bene. Però dopo alla fine hanno fatto Questo anche il secondo e viaggio siamo stati in difatti. apnea, perché sai, consapevoli di poter portare a casa il risultato, siamo stati in apnea noi, sbagliando tante, tante occasioni. Comunque, vabbè, alla fine poi. Comunque, anche vedendo la reazione degli avversari, una squadra in crescita, insomma, che Sì, bene sì, o sì. male ha saputo amministrare il vantaggio. Sì, no, effettivamente sì, ce lo siamo saputo, no, ce lo siamo meritati, dai, eventualmente, eventuale era anche forse, si poteva andare tranquillamente anche con il quarto gol, perché se ne è sbagliati due clamorosi, Certo. per stare un pochino più tranquilli, però dai, il calcio è bello anche questo, in panchina si deve soffrire. Settimana è arrivata la grande soddisfazione della convocazione della rappresentativa di Serie D di Marraghini, attaccante classe 99 che proviene dal Santa Firmina e che comunque ha dimostrato un ottimo stato di crescita in questi mesi sotto la tua gestione. Sì, dai, effettivamente sono soddisfazioni. Questo era un ragazzo che è venuto all'inizio, era facendo un campionato, ha fatto regionali, trovarsi subito in un contesto di nazionale juniores si vedeva che non era pronto per poter fare questa categoria. Però col lavoro, con la dedizione, un ragazzino che è uscito fuori, ha le sue caratteristiche. Le sfrutta, le stiamo sfruttando al massimo, che lui ha una velocità eccezionale. Servito nello spazio è uno che è devastante, insomma, e questo l'ha fatto migliorare calcisticamente. Poi anche se è calato nella categoria, effettivamente riesce anche a sopportare ora le spallate degli avversari. Anche perché te lo fai giocare da posizione centrale, quindi un ragazzo attaccante molto veloce. Sì, effettivamente. L'ho messo nelle due punte, più avanzato lui, più arretrato c'è, cioè delle volte Abdul, qualche volta Giocamato, che ormai lo conoscono bene, spalle, cioè lui spalla la porta e la scarica, ha imparato a scaricarla e ripartire, gli viene data la palla a profondità, perché ovviamente è devastante, dai. Adesso bisogna pensare alla partita di sabato. La trasferta, diciamo, almeno sulla carta, abbastanza abbordabile, dove potrebbe essere l'occasione per inserire qualcuno che ha giocato meno. Sì, effettivamente queste sono partite sulla carta, le metti sempre col pensiero di dare un po' gli spazi a altri elementi che poveretti giocano, si allenano in silenzio. Sono quelle partite che cerchi sempre non di stravolgere, però Giusto. di 2 o 3 undicesimi riesci a farli inserire, dove è bene che anche loro, insomma, si mettano in evidenza e fanno vedere che fanno parte del gruppo, ecco. Da parte, poi adesso il campionato dovrebbe essere in discesa, insomma, a parte uno o due confronti di spessore, le altre sono tutte squadre alla vostra portata. Sì, dai, io te lo dissi in altre interviste, questo è un campionato che non è poi tanto così difficile, cioè si vede in Montevarchi ha fatto il vuoto e poi c'è la seconda, il Bispesaro, è un'altra società, un'altra squadra dove noi la incontreremo nell'ultima partita di campionato, però tutto il resto sono squadre che te le puoi giocare. Sinceramente io sono molto fiducioso perché i ragazzi sono molto molto migliorati rispetto all'andata. E quindi io penso che ancora delle partite, delle soddisfazioni ce le possiamo togliere, Bene, dai. grazie Prego. Vincenzo, te lo auguro di cuore. Quindi ci ritroveremo la Sì, prossima sicuramente, settimana. grazie. Vi ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui.